Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. In apertura, come ogni sera, i dati, quindi gli aggiornamenti sul coronavirus. In Toscana sono più 13 le persone positive, ieri erano più 35, in Italia sono più 451, ieri erano più 675. Se andiamo a vedere nel dettaglio le province, troviamo al primo posto Firenze con un più 3 e Arezzo pari merito, mentre a zero troviamo Prato, Pistoia, Massa Carrara e Grosseto e Siena. Lasciamo per il momento questa pagina dedicata al coronavirus per poi riaprirla dopo. Andiamo a Prato, figlio da 14 anni, la procura chiede la condanna a 7 anni di reclusione per la donna che nel 2018 ha avuto un figlio dal ragazzino a cui dava ripetizioni, imputato anche il marito, per il quale sono stati chiesti 2 anni. Tutti i dettagli in questo servizio di Nadia Tarantino, vediamo. Condannare lei a 7 anni e lui a 2 anni di reclusione. Sono queste le richieste che la procura ha avanzato al Tribunale di Prato per la donna di 32 anni che nell'estate del 2018 ha partorito il figlio dello studente, all'epoca 14enne, a cui dava ripetizioni di inglese, e per il marito, 33 anni, accusato di aver assunto la paternità del bambino sapendo però di non essere il padre naturale. Presenti in aula entrambi gli imputati, difesi dagli avvocati Mattia Alfano e Massimo Nistri. Una requisitoria, quella dei pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, è andata avanti per 4 ore, tante ne sono servite per offrire ai giudici la ricostruzione della vicenda emersa a marzo 2019, quando lo studente, incapace di sopportare un peso così gravoso, svelò alla madre il suo rapporto con la donna che gli dava ripetizioni per prepararlo all'esame di terza media. Nessuna attenuante da riconoscere alla donna e attenuanti generiche per il marito. Alla donna, accusata di atti sessuali e violenza sessuale per induzione su minore, sono stati rimproverati 2 fatti in particolare: non aver contribuito all'accertamento della verità durante le indagini preliminari, ma anzi aver introdotto elementi fuorvianti per quanto legittimi da parte di una persona imputata, e non aver compiuto sforzi per risarcire lo studente e la sua famiglia. Diverso il giudizio sull'imputato accusato di alterazione dello stato civile, un reato che sarebbe esclusiva conseguenza del comportamento della moglie da lui stesso accettato. A mettere in moto l'inchiesta fu la madre del ragazzino, fu lei, incredula, a presentarsi in questura assieme all'avvocato Roberta Roviello. La speranza era che quel bambino non fosse davvero figlio di suo figlio, ma solo una grande bugia raccontata dall'imputata. Nel giro di poche ore la conferma dal DNA, la conferma cioè che le ripetizioni di inglese si erano trasformate in un rapporto tra un'adulta e un ragazzino. L'accusa ha insistito molto sulle date, sull'arco di tempo tra la primavera e l'autunno del 2017, cioè tra prima e dopo il 14esimo compleanno. La procura ha sempre sostenuto che i rapporti sessuali sarebbero cominciati prima, la difesa ha sempre respinto. Uno snodo ovviamente fondamentale, così come la perizia psichiatrica a cui la donna è stata sottoposta per decisione del tribunale. Secondo il professor Renato Ariatti, lo stesso che valutò il profilo di Anna Maria Franzoni, la mamma di Cogne condannata per l'omicidio del figlioletto, l'imputata è capace di intendere e di volere. Dopo le arringhe della difesa, il giudice ha rinviato ai prossimi giorni l'ultima puntata, quella della sentenza. Sempre per la cronaca andiamo però ad Arezzo per parlare del bimbo morto da una finestra. Ci sono accertamenti sul tablet che aveva il bambino. Intanto domani ci saranno i funerali in Duomo. Il servizio. Sono in corso verifiche sul tablet utilizzato dal piccolo Jacopo, il bimbo di 8 anni morto sabato sera precipitando dal terzo piano del palazzo dove abitava in pieno centro storico di Arezzo. Sul caso non ci sono fascicoli aperti dal momento che, trattandosi di un incidente domestico, peraltro senza testimoni visto che il bambino era solo in camera, non ci sono poi reati ipotizzabili. È in corso invece una sola verifica sul tablet e sugli eventuali giochi o programmi che il piccolo possa avere utilizzato poco prima di morire, finalizzato solo a chiarire eventualmente la dinamica. Il tablet è stato consegnato dalla famiglia alla squadra mobile di Arezzo. Intanto il PM Roberto Rossi ha firmato questa mattina il nulla osta per la restituzione della salma del bimbo alla famiglia. La ricognizione cadaverica effettuata presso l'ospedale di Arezzo ha confermato la morte per i gravi traumi riportati nella caduta dal terzo piano. Domattina i funerali presso la cappella del cimitero aretino in forma strettamente privata e riservata solo ai familiari.
e uccide il fratello sotto gli occhi della madre, arrestato un uomo di 68 anni, è successo ieri sera a Chiesina Uzzanese, siamo nella provincia di Pistoia, tutti i dettagli in questo servizio di Patrizio Ceccarelli. Omicidio ieri sera a Chiesina Uzzanese, l'ennesima lite tra due fratelli, Giuliano di 56 anni e Narciso di 68, stavolta è finita nel dramma davanti agli occhi atterriti dell'anziana madre. Al culmine della lite, Narciso avrebbe afferrato un coltello da cucina colpendo più volte il fratello al torace. Le urla sono state udite da un vicino che ha subito dato l'allarme. Nel giro di pochi minuti è arrivata sul posto un'ambulanza della Croce Oro di Ponte Buggianese. Giuliano, portiere d'albergo a Firenze, respirava ancora, ma i tentativi di salvarlo sono stati inutili. È morto pochi minuti dopo. Intanto Narciso aveva lasciato la casa materna. I carabinieri del NORM lo hanno trovato nella sua abitazione poco lontana, forse mentre stava tentando una fuga. Ai militari ha giustificato il gesto dicendo di avere difeso la madre che sarebbe stata picchiata dal fratello. Ma su questa versione sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire quanto è successo nell'abitazione. Narciso Zari è stato portato in caserma a Montecatini in stato di fermo con l'accusa di omicidio e l'interrogatorio è andato avanti a lungo. Ora si trova nel carcere di Pistoia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le due abitazioni dove è avvenuto l'omicidio e quella del presunto assassino sono state poste sotto sequestro. Del caso si occupa il sostituto procuratore Giuseppe Grieco. La salma di Giuliano Zari è stata portata all'obitorio di Pistoia in attesa dell'autopsia. E ora un'ampia pagina dedicata alle aperture avvenute proprio oggi nella nostra regione. Intanto il sindaco Nardella ha detto che a giugno partirà la più grande pedonalizzazione della storia proprio per aiutare i ristoranti, bar, locali. Per questo motivo sarebbe un controsenso riaprire la ZTL, lo ha detto ai microfoni di RTV 38. E, intanto parrucchieri tutto esaurito. Partiamo da Firenze con Chiara Valentini. Dopo due mesi e mezzo. La prima cosa che ha fatto stamattina? E sembrava una febbre con questi capelli bianchi. Estetisti e parrucchieri hanno avuto il via libera da Palazzo Vecchio. Un'ordinanza firmata da Nardella ieri sera permette loro di aprire anche il lunedì. Una deroga che resterà valida per tutto il periodo di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nessuna fila perché si va solo su appuntamento, ma è già tutto esaurito. Prenotazioni tutto esaurito? Tutto esaurito fino al 5 di giugno, per il momento tutto pieno, sì. Siamo per fortuna almeno quello. Stamattina sono già pieno. Stamattina, oggi sono già pieno. Cominciamo a prendere appuntamenti per domani altro. Pronto di partenza, si cerca di accontentare tutti nei limiti del possibile. Lunedì aperto? Sì, oggi io non mi avevo dato il lunedì, è la prima volta. Ecco, vedi. Non è facile. No, per niente. Distanze, mascherina, guanti, sanificazioni. C'è chi ha previsto anche pannelli in plexiglass, le clienti quasi rinchiuse in una sorta di spazio super protetto. Senza aspettare le ultime linee guida, si erano organizzati già da settimane. Organizzate come le può vedere, con tutte le massime sicurezze di protezione per le clienti, per noi, con plexiglass, disinfettanti, di tutto e di più. Com'è tagliare i capelli con la mascherina addosso? È un po' strano, però si fa. Non è facile tagliare i capelli con la mascherina? No, assolutamente, però ci si adeguerà. Piano piano si piglierà un po' le misure, perché non è semplice. Per l'amor di Dio, guardi, sono 3 mesi un po' da parrucchiere. Finalmente sì, ho fissato l'appuntamento, ho detto, perché sono in delle condizioni abbastanza penose. E a Firenze sono riaperti anche i negozi, tutti molto preparati. Vediamo com'è andata. Stanotte ho dormito poco e male, però sono tanto positiva e tanto contenta. Insomma, è quasi più emozionata della prima volta che aprì il negozio, Rita. Qualche cliente c'è stato, anche se a Firenze non si è vista la corsa all'acquisto, tranne in qualche caso in centro, davanti alle grandi catene dove si è formata la fila. Per il resto i clienti sono entrati più per la soddisfazione di poterlo fare che per bisogno. Si sente un pochino come riavere la nostra vita. I negozi si organizzano al meglio, ad esempio all'entrata ci può essere la misurazione della temperatura.
gli alcol tutti a 90 diluiti, le usa getta per le scarpe e ogni capo chiederò di appoggiarlo lì, lo vaporizzo. È una settimana che venivo prima dell'apertura a pulire e disinfettare tutto. Verrà sottoposto il capo stesso appunto a un getto di vapore molto potente che si spera, insomma, ci hanno detto che appunto il virus dovrebbe morire in questa maniera. Io lo posso provare al cliente successivo, dopo. Naturalmente se il cliente precedentemente si è lavato le mani o si è messo guanti. Ci siamo organizzati proprio in questo modo con questa lampada UVC germicida. Passandola sul prodotto va ad eliminare ogni tipo di germe. In più puliamo due volte al giorno con prodotti specifici, ma con lei siamo tranquilli. Quindi i materassi si possono provare senza avere problemi. Attenzioni che sono impossibili nei mercati dove hanno riaperto i banchi non alimentari. Mi hanno detto solamente che la roba la gente la può provare con guanti e mascherina e basta. Allora, provare no. Per adesso la merce, tranne un po' di roba estiva, è quasi tutto invernale, non è facile. Cosa farà poi se acquista alcuni capi? Li laverà una volta certo, a casa? Certo, certo, col disinfettante mi lavo le mani e tutto. Difficile fare un calcolo della perdita di questi mesi che ha compreso un paio di ponti importanti e gli aiuti sono pochi. Ma a me è arrivato 600 euro, però io pago del magazzino praticamente lo stesso affitto. Perciò niente, non ci arrivava niente. E più che altro non è tanto una questione della perdita che c'è stata, mi sembra una ripresa molto difficoltosa. E tra i primi ad andare dal parrucchiere sia il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha postato proprio una foto con mentre stavano tagliando proprio i capelli, ma anche il sindaco di Pisa. Vediamo. Come inaugurare la ripartenza? Ma andando dal parrucchiere, naturalmente. Molti primi cittadini questa mattina, come prima cosa, hanno fatto proprio questo. Da Nardella a Firenze, a Conti e a Pisa, che dopo un giro per la città ed un buon caffè al bar è tornato dal suo parrucchiere di fiducia. Da oggi si riparte, le nostre attività riaprono lentamente, seppur dobbiamo continuare a utilizzare le mascherine e continuare a utilizzare il distanziamento per la questione dell'emergenza sanitaria, però i nostri parrucchieri, i nostri estetisti, i nostri bar, le nostre ristorazioni tornano lentamente alla normalità con alcune prescrizioni, ma è un tentativo di far ripartire le nostre attività economiche che ne avevano veramente bisogno. Michele Conti si dice soddisfatto del comportamento dei suoi concittadini in questi mesi e fiducioso su una ripartenza responsabile. I pisani hanno dimostrato in questo lungo periodo di quarantena di essere molto responsabili sia in città, nel centro storico, nelle periferie, sul litorale. Non ci sono stati gravi problematiche o questioni come sono successe in altre città d'Italia. Credo che anche in questa seconda fase, che forse sarà più complicata paradossalmente sotto alcuni punti di vista, possiamo continuare su questa lunghezza d'onda. E andiamo a Pistoia, bar e negozi aperti, ma mancano i clienti. Bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e parrucchieri riaperti oggi a Pistoia come previsto dal decreto legge nazionale e dall'ordinanza regionale, ma mancano i clienti. I bar sono sostanzialmente deserti, c'è chi parla del 70% in meno per quanto riguarda l'affluenza, niente code davanti ai negozi di abbigliamento e tantomeno nei ristoranti del centro. Del resto la città senza i turisti appare semideserta, va meglio per i parrucchieri che fin da stamani hanno avuto clienti prenotati e accolti con tutte le misure di sicurezza del caso. Finalmente, dopo due mesi di chiusura, siamo riusciti intanto a ricominciare a accontentare i clienti e anche per noi, che insomma non se ne poteva veramente più di stare chiusi. Bene. Come vi regolate? Ci sono gli appuntamenti, vero? Sì, assolutamente, su appuntamenti. Già anche prima si andava su appuntamento, ma ora maggiormente. E tra un cliente e l'altro comunque c'è sempre l'igienizzazione, lavateste, spazio, le pet, tutto ciò che viene a contatto con la cliente viene comunque ridisinfettato. Per le persone che magari il gel non gli piace o che si disinfetta con l'alcol, o comunque gli ho sempre una passata alla cassa, poltrona, maniglia dove viene toccato dal cliente e il gel igienizzante. Si cerca di ripartire, in qualche modo si cerca di fare, piano piano,
non so cosa dire, è difficile. Sono timorosi i clienti che arrivano oppure insomma ha trovato... Dapprima sì, poi se glielo spieghi si abituano. Piano piano, ci vuole un po' di pazienza. Credo che si viaggia su un 70% meno, però si spera di migliorare, la speranza è quella. La riapertura bisogna essere ottimisti, quindi pensiamo bene, per ottimismo. Abbiamo ancora la collezione di primavera estate, mentre in azienda siamo già nell'estate del prossimo anno come produzione. Pensiamo ad aprire nel fine settimana perché per il momento non ci sono persone, ho visto che anche altri hanno aperto, non hanno fatto grossi numeri, perché veramente c'è pochissima gente. Poi dopo c'è anche una serie di incognite che credo andrebbero chiarite, su tenere la tracciabilità delle persone che sono dentro, insomma mi sembra che ci sono degli oneri notevoli anche da un punto di vista proprio del come fare, perché se si deve tracciare le persone bisogna sapere il nome, il cognome, forse il codice fiscale, cioè perché, per essere sicuri di dire che chi c'è stato, quando. Secondo Confcommercio in Toscana ha riaperto il 90% dei negozi, solo 40% dei pubblici esercizi, quindi diciamo un riavvio più lento per i ristoranti, ma a Firenze oggi non hanno riaperto due bar storici. Vediamo perché, ce lo spiega Rachele Campi. Bar e ristoranti hanno aperto le porte ai cittadini, ma in Piazza della Repubblica a Firenze due locali che hanno fatto la storia restano chiusi. Parliamo di Pascoschi e Gilli. Poco distante anche il pub Move On della stessa proprietà. Strutture importanti da gestire e che vivono molto di turismo, come quasi tutte le attività del centro città. Certo è che dopo tanta incertezza il decreto regionale è arrivato ieri sera e bisogna tenere di conto dei tempi tecnici per una possibile riapertura. Abbiamo tre locali, quindi Gilli, Pascoschi e Move On. Abbiamo 111 dipendenti. Difficoltà si testimoniano da sole anche dalla perdita dei fatturati rispetto all'anno scorso. Abbiamo una perdita di circa 2 milioni di euro di fatturato sulle tre attività complessivamente e chiaramente siamo tarati con dei costi tarati su un'altra realtà, quindi ci stiamo cercando ora attraverso la proprietà degli immobili di ritarare gli affitti. Ci aspettavamo molto di più dal governo, per ora non è stato fatto niente di concreto per il nostro settore, la speranza è l'ultima a morire. L'esigenza di aprire c'è. Dopo un lungo periodo di ristrutturazione, il Pascoschi potrebbe aprire al pubblico il prossimo sabato. In Piazza della Repubblica l'attrattiva numero uno sono i turisti, che adesso non ci sono, quindi è proprio per quello che tante associazioni, oltre alla Confcommercio e Confesercenti, si sono andate a creare in questi due mesi nel nostro settore, proprio perché non abbiamo avuto riscontro di misure da parte del governo che tengano appunto conto di una nuova realtà alla quale tutti ci dovremmo rapportare, speriamo per il minor tempo possibile, che vorrebbe dire aver trovato poi una cura, una soluzione per questa malattia, però è chiaro che eravamo tutti tarati per un determinato volume di lavoro e quindi miracoli non li potremo fare, cercheremo di stringere i denti, però una mano bisogna che qualcuno ce la dia. E ora andiamo al mare, più precisamente a Viareggio, per parlare della gestione delle spiagge libere, vediamo. Spero di poter aprire la spiaggia senza vincoli e paletti troppo, diciamo così, costosi, tra virgolette, per la comunità. Noi vorremmo che la spiaggia libera fosse davvero libera. Come sarà l'estate per le spiagge libere? Una risposta ancora non c'è, perché se per gli stabilimenti balneari i protocolli di sicurezza sono ormai chiari e recepiti, per gli arenili non in concessione mancano ancora indicazioni definitive dalla regione toscana. In Versilia gli occhi sono puntati sulla Lecciona, quel tratto selvaggio di circa 3 km che dalla Darsena di Viareggio corre fino a Torre del Lago e al confine con Vecchiano, non una spiaggia libera urbana, in quanto inserita in una zona naturale protetta del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ma utilizzata da sempre comunque per la balneazione. L'ultimo DPCM del governo, sul quale i sindaci costieri in sede di ANCI si stanno confrontando in queste ore per trovare una sintesi da sottoporre alla Regione, ha notevolmente alleggerito le prescrizioni dell'INAIL. Sarà responsabilità individuale rispettare il distanziamento di 1 metro e di 10 metri quadri da ogni ombrellone, mentre ai comuni si consiglia di prevedere la presenza di un addetto alla sorveglianza. Ma per il comune di
Viareggio, è possibile dare in gestione la Lecciona? È tecnicamente impossibile una gestione, poi peraltro una spiaggia che è già di fatto aperta, una spiaggia che sta dentro un parco naturale, una gestione diventa veramente complicata, una lunghezza di oltre 3 km. Ho naturalmente parlato anche col sindaco di Vecchiano, che come noi ha lo stesso chilometraggio di spiaggia e nello stesso luogo, e anche lui la vede esattamente come la vedo io. La spiaggia della Lecciona deve essere una spiaggia libera per eccellenza, non ci possono essere picchetti, non ci possono essere vincoli, se non quelli naturali che per impedire il contagio e per impedire naturalmente la trasmissione del virus. Il resto io credo che debba essere lasciato alla libera scelta del cittadino e alla singola responsabilità. Andiamo in provincia di Grosseto per parlare non solo di mare ma del primo giorno delle aperture con Carlo Sestini. Balneari in Maremma, apertura dopo il 29 maggio. I gestori, dopo la pubblicazione dell'ultimo DPCM, pur con la possibilità di riaprire subito, hanno manifestato la volontà di piantare gli ombrelloni non prima del 29 maggio, in quanto prima si devono organizzare rispetto alle linee guida ben precise come disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che impone test sierologici a tutti gli assistenti bagnanti prima di essere assunti. Gli allegati non entrano molto nello specifico in alcuni casi, tipo i 10 metri di occupazione del palo dell'ombrellone. Avrei preferito sinceramente misure prestabilite sotto questo punto di vista. E in altri punti invece dell'allegato, tipo invece la conservazione per 14 giorni dei presenti sia all'area ristorante per chi ce l'ha, sia all'area spiaggia, dovremmo organizzarci al meglio possibile. Abbiamo pensato di fare percorsi di ingresso e di uscita, abbiamo pensato anche di fare doppi camminamenti oppure dei slarghi in modo tale che dal proprio ombrellone possono raggiungere la battigia senza uso di mascherine e quindi andare direttamente in tutta sicurezza nel mare. Rimango dell'idea che dobbiamo garantire la maggior tranquillità e comodità possibile ai nostri clienti, con interventi specifici di sanificazione e maggior allargamento di spazi tra ombrelloni e camminamenti. Per quanto mi riguarda, credo personalmente che abbiamo il dovere di dare un messaggio di responsabilità sociale nei confronti di tutti, anche a discapito di alcune attività che per noi erano importanti, e mi riferisco alle aree gioco tipo beach tennis, beach volley, beach soccer e oltre al parco giochi di bimbi. E questo al fine di creare meno assembramenti possibili. E all'aeroporto di Firenze oggi primo charter e dal 25 maggio si parte con i voli di linea, quindi si sta tornando anche alla una quasi normalità anche per l'aeroporto di Firenze. E intanto concerti estivi rinviati definitivamente al 2021, ma scatta la polemica, ci racconta tutto Caterina Gonnelli, vediamo. Se ripartono la maggior parte delle attività e presto anche gli stabilimenti balneari, il coronavirus non lascia scampo ai concerti. Con un comunicato stampa, Assomusica ha annunciato ufficialmente il rinvio dei grandi eventi, tour nei palazzetti, negli stadi, festival e rassegne previsti nel 2020 al 2021. Il messaggio lanciato dagli organizzatori è chiaro. I grandi eventi live si fermano alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica che vietano assembramenti di persone. Una decisione condivisa dalla gran parte dei produttori e organizzatori di spettacoli di musica dal vivo, che fanno sentire unita la loro voce. Un segnale necessario che non significa che la musica dal vivo si arrenderà. In pratica, però, a Firenze il concerto di Gianna Nannini, previsto per il 30 maggio allo Stadio Franchi, viene posticipato al 29 maggio 2021. I biglietti acquistati rimangono dunque validi. È possibile modificare il nominativo sul biglietto in proprio possesso seguendo la procedura di cambio nominativo disponibile all'interno dell'area My Ticket One sul sito www.ticketone.it. A Lucca salta il Summer Festival, la rassegna musicale che avrebbe tra l'altro dovuto portare Paul McCartney. Tra gli altri eventi del cartellone, i concerti di John Legend, Ben Harper, Yusuf Cat Stevens, Celine Dion e Patti Smith. I biglietti per i concerti che verranno recuperati resteranno validi per gli stessi eventi spostati al 2021, mentre quelli per i concerti cancellati saranno rimborsati attraverso un voucher da utilizzare nell'arco di 18 mesi. Sulla scia di quanto avviene nel campo dei viaggi e dei trasporti, il voucher però implica una rinuncia al rimborso e qui scatta la polemica.
Perché obbligare il consumatore ad accettarlo? Il concetto tra un anno potrebbe non interessarlo, potrebbe essere impossibilitato a usufruire del biglietto, una forzatura che molti stanno iniziando a contestare. Nessuna responsabilità penale per il datore di lavoro nel caso in cui un dipendente si ammali di coronavirus. Il presidente di Confindustria dice: siamo in attesa della circolare. Vediamo. Non peserà sul datore di lavoro la responsabilità penale che riguarda l'infortunio in caso di eventuale contagio da coronavirus. Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Gli imprenditori tirano un sospiro di sollievo, anche se adesso dovrà essere messo nero su bianco. Nei giorni passati alcuni ristoratori che avevano manifestato in Piazza della Signoria a Firenze avevano tirato in ballo il problema. Conviene non riaprire, avevano detto. Come faccio a sapere dove si ammala un mio dipendente, se nel locale o andando fuori a fare la spesa? E su questo punto la ministra accelera. Nelle prossime ore, dice, verrà pubblicata una circolare esplicativa che toglierà ogni dubbio. Ma sentiamo il commento del presidente di Confindustria Toscana. Accogliamo con molto piacere le parole del ministro Catalfo di questa mattina, in cui il contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro non viene più equiparato all'infortunio, anche perché è estremamente difficile, per non dire impossibile, per un datore di lavoro controllare ogni aspetto della vita di un proprio dipendente, così come è impossibile stabilire esattamente dove questo contagio sia avvenuto. Da parte nostra ovviamente continueremo a lavorare perché la sicurezza rimanga una priorità, così come lo è stato in questo periodo, così come dovrà esserlo ancora più in futuro, ma almeno dal punto di vista appunto del contagio piuttosto che dell'infortunio aspettiamo una circolare dal Ministero che chiarisca la posizione e che sollevi il datore di lavoro almeno da questo onere. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Vi lascio a Massimiliano Martini per lo sport, arrivederci.